La Filcommission regionale, grazie alla recente legge, in realtà ora si va verso la nascita della fondazione che metterà tutto a sistema con una governance. Oggi all'emiciclo un momento di confronto importante con produttori cinematografici, attori, istituzioni e associazioni per fare il punto sulle potenzialità e le cose da fare in una terra che spesso è assetta di film e produzioni, ma che ha bisogno, la legge va in questo senso, di una struttura ben definita. L'Abruzzo colma un ritardo importante, dice il governatore. Proprio il caso di dire scusate il ritardo, purtroppo una programmazione sbagliata dei fondi europei, anche delle politiche culturali in Regione Abruzzo ha fatto restare ferma la Regione per 20 anni, mentre tutte le regioni d'Italia si sono mosse e hanno creato questo strumento per attrarre investimenti, produzioni, fare marketing territoriali, far conoscere il loro territorio grazie alle produzioni, dare la possibilità a chi fa scuola di cinema, a chi lavora in questo settore di avere delle opportunità. Stiamo recuperando il tempo perduto, abbiamo dovuto attendere il nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, nel quale abbiamo messo decine di milioni nei prossimi 4-5 anni che verranno spesi anche per questo, per dare corpo, per dare sostanza anche a questo progetto. C'è un grande interesse, lo vedete dalle presenze prestigiose che vengono non soltanto dall'Abruzzo ma da fuori territorio, a dimostrazione di quanto ci sia fame e sete di Abruzzo nel mondo del cinema. Tutti riconoscono alla regione il suo ruolo, ci trovi mare, montagna, bellissimi borghi, una terra che insomma ha grandi potenzialità e che potrà fondare la propria ricchezza su una struttura cinematografica ben organizzata. Lo stesso capoluogo di regione L'Aquila ha ospitato degli anni tantissime produzioni cinematografiche sul territorio. Gli stessi attori abruzzesi che hanno fatto fortuna nel mondo dicono che è una terra che non ha nulla da invidiare alle altre regioni. Basta con le Rustel, gli Arostici, basta. Noi non siamo secondi a nessuno, quindi bisogna poi fare dei film e portarli fuori, non vederceli noi a casa, quindi avere a disposizione delle major, delle distribuzioni grandi per portare fuori l'Abruzzo. Molto più del Trentino, per dire, perché noi abbiamo il mare, la montagna, le pianure, abbiamo la storia, noi abbiamo la storia, non dimentichiamoci questa cosa, che è importante la storia, portiamola fuori questa storia, c'è tutto in Abruzzo. Se siamo qui anche per dire questo, perché ci sono paesaggi meravigliosi in Abruzzo, dal mare alla montagna, ma soprattutto tante storie da raccontare. Io venendo qui stamattina in autostrada rivedevo i boschi e immaginavo cose storiche da fare, e sarebbe bellissimo